Ok, ci siamo, ciao a tutti e benvenuti a questo episodio particolare di Decamerette in cui ospitiamo Cooperasi, che è un progetto scientifico che si occupa di studiare e promuovere la scienza della cooperazione nel mondo. Con me ci sono Alessandro Perletti De Palo, nonché presidente, Daniela Mangini e Davide Paganini, che invito a presentarsi da soli dopo che avrò ringraziato Natalia La Terza per questo fantastico progetto da lei fondato, che è Decamerette, non parlo di Cooperasi. Partiamo con Alessandro, direi, il primo. Innanzitutto dici dove sei, tanto per cominciare, perché sei in un posto stupendo. Ciao a tutti, sono Alessandro Merletti De Palo, sono in questo momento in Puglia, in un posto fantastico e sono contento di partecipare, di far conoscere Coopersi, che è un progetto molto ambizioso. E io personalmente sono un regista di pubblicità e contemporaneamente faccio ricerca sulla scienza della cooperazione, che è una scienza che unisce le scienze sociali invece a delle scienze un po' più cosiddette dure, che sono quelle che hanno a che vedere con la game theory, con la genetica, le neuroscienze e i sistemi complessi. E quindi Cooperasi è questo desiderio di portare più coscienza nelle persone, a imparare come si fanno le cose insieme divertendosi. Daniela, Ti grazie passo. Ale. Ciao a tutti, io sono Daniela Mangini, sono giornalista, mi occupo di comunicazione e di storytelling. Ho conosciuto Cooperasi su Facebook, ho seguito i post che faceva Alessandro e poi appunto ho chiesto di conoscere il gruppo. E continuo appunto a seguire il progetto. Abbiamo fatto qualche collaborazione e è sicuramente, diciamo, un tema che mi interessa molto. E quindi sto seguendo, sto cercando di portare il mio apporto dove è possibile. E insieme, insomma, facciamo questa avventura. Grazie Daniele, direi Davide a questo punto. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Davide Paganini, ho conosciuto Cooperasi ormai forse 2 anni fa, forse qualcosa di più. E mi ha pescato Alessandro in realtà in commenti di Facebook un po' in stile leoni da tastiera, almeno per quanto mi riguarda. E in realtà mi sono subito appassionato perché me lo sentivo molto come progetto, magari anche capendoci poco, il giusto, a tratti molto, però me lo sono sempre sentito molto e quindi ho sempre partecipato il più attivamente possibile, ovviamente compatibilmente con gli impegni della vita comune. Io di formazione non c'entro niente con tutto ciò che è stato detto, ho bene o male studiato ingegneria e quindi mi faccio esperienza di altre questioni anche attraverso Cooperasi, che mi dà anche la possibilità poi effettivamente di confrontarmi con persone che hanno totalmente un altro background, un'altra età e quindi sì, ecco. Esatto. Allora, io in realtà ho il piacere e l'onore di far già parte di Decamerette, però ora che ci penso non credo di essermi mai presentata in un video, cioè non credo di aver mai detto chi sono, cosa faccio, non penso che ci sia mai stata questa occasione, anche perché prima mi occupavo di altro, quindi brevissimamente io sono Justin Lauro, mi occupo di sviluppo d'impresa per una società che organizza eventi. E nello specifico mi occupo del reparto staff anche. Ho una grande passione per la Cina e la cucina, che detto così, vi giuro, non l'ho fatta apposta a fare la rima, mi è venuta in questo modo. E tra l'altro di entrambe si sono viste tracce su Cooperasi finora, perché sono esattamente i temi che ho trattato. Però quando ho conosciuto Alessandro, prima ancora che Cooperasi venisse fondata, ci siamo entrambi trovati su questo tema proprio del far cooperare gli esseri umani per raggiungere la pace nel mondo, per dirla essere grandi, e quindi entrare in Cooperasi è stato poi un passaggio ovviamente molto molto difficile. Tra l'altro chiederei ad Alessandro a questo punto proprio di spiegare un attimino a chi ci guarda che cos'è Cooperasi, perché in effetti è chiaro, ma non chiarissimo, nel senso che ancora non abbiamo dato tutte le coordinate. Quindi, se volessi farci una panoramica, tu che sei il più preparato da noi, ne saremmo felicissimi.
Allora, Coopresi è il frutto del lavoro di chi osserva e studia i meccanismi che portano gli esseri umani a cooperare. Più o meno circa 6 anni fa, in una delle conferenze che l'MIT fa riferite all'intelligenza collettiva, noi abbiamo presentato, io, Ilario, altre persone che mi seguivano, abbiamo presentato un paper programmatico di quello che poteva essere un'indagine di quello che poteva essere il costrutto scientifico su cui poggiare le basi di una scienza della cooperazione. Da quel momento il paper è stato accettato, noi siamo a Silicon Valley, c'era Google, Facebook. Come? No, adesso sei arrivato, perché per un momento ti eri bloccato. Sì. Ok, siamo andati in Silicon Valley, c'era Google, Facebook, c'era un'università prestigiosa che è la Michigan Ann Arbor, dove appunto fanno, in particolare l'organizzatore lavorava nei sistemi complessi anche lì. E quindi, diciamo, è stato un momento molto importante che si è ripetuto poi a New York, alla Stern School of Business l'anno dopo, e abbiamo continuato a portare questo studio e queste prime ricerche che si basavano. Poi siamo andati alla Wisher Fest a Parigi, siamo stati in Germania, a Macao, a Taiwan, abbiamo passato veramente un periodo di conferenze in tutto il mondo. Però poi la sensazione che abbiamo avuto è che a noi non ci interessava tanto diventare degli scienziati che fanno conferenze, che parlano in maniera nerd, ma ci interessava realizzare una piattaforma che permettesse a tutti di partecipare a una crescita globale del modo in cui si coopera. E quindi abbiamo continuato a fare ricerca, io soprattutto ho continuato il mio percorso di ricerca che appunto, come ricordavo, si basa prima sulla game theory, perché Robert Axelrod, che è il primo scienziato politico che ha studiato gli albori della scienza della cooperazione, che ancora si chiamava teoria della cooperazione, è partito da proprio dagli esperimenti di game theory. Poi dalla game theory si passa alla genetica e si va a vedere quali sono gli animali cooperativi, perché, come è nata la cooperazione nel mondo animale e anche quello dei viventi in generale. E poi si arriva alle neuroscienze e si vede quali sono i meccanismi che dentro il cervellino di ognuno di noi ci portano a interagire, ad allinearci agli altri, perché poi la cooperazione è semplicemente un allineamento di più persone che decidono di interagire e riescono a comprendersi, a costruire fiducia, a prendersi cura l'uno dell'altro, ad avere dei benefici equivalenti tra di loro, e quindi alla fine si sentono liberi anche in questo essere sia altruisti che egoisti, e questo è un concetto molto importante. La cooperazione unisce il beneficio dell'individuo con il beneficio degli altri individui che partecipano, e quindi tutto questo percorso a un certo punto ci ha fatto nascere il desiderio di creare un gruppo che ogni tanto si incontra, come siamo noi quattro, un po' in maniera simbolica. Di solito siamo di più adesso per motivi anche di connessione, abbiamo scelto di essere noi quattro, anche in tema di gender parity, no? Abbiamo anche un personaggio che ha i capelli rossi, quindi geneticamente è abbastanza raro, una minority, un po' di barba rossa ce l'hai, e quindi così è un po' un simbolo, esatto. È un po' un simbolo che rappresenta quello che facciamo di solito, e come sempre quando ci incontriamo il tema è abbastanza libero,
quindi di solito parli di esperienze personali, di percorsi personali di cui parleranno anche gli altri. Per chiudere, Cooperasi, che cosa sta facendo adesso? Sta finendo il suo sito, una piattaforma che è più o meno all'80% e che quando verrà lanciata avrà, adesso siamo più o meno su una base di 1.500 euro che sono disponibili per progetti di chiunque voglia partecipare, e questa piattaforma serve sia a insegnare e diffondere la cooperazione, facciamo anche dei servizi alle imprese. Adesso fra un po' io dovrò parlare anche con una persona di Novartis, che è una farmaceutica che vuole implementare più cooperazione nei suoi ranghi, diciamo. Ne hanno quindi bisogno. C'è un po' di, io gli ho detto guarda che il profitto e la cooperazione devi gestirli bene, però sono contenti, il mondo sta iniziando ad essere illuminato, siamo contenti anche noi. E poi insieme ai servizi che facciamo alle aziende e alle possibilità di apprendimento che ci sono, perché abbiamo fatto anche un corso sulla scienza della cooperazione, c'è anche questa piattaforma che appena la lanceremo darà la possibilità alle persone di unirsi per fare le cose insieme e quindi proprio anche fare delle cose a livello anche, diciamo, di impresa, di economico, di avventura, diciamo, nel mondo del lavoro. E quindi questo copre se una realtà complessa, però come diceva Giustina, alla fine si riduce a una cosa molto semplice ed essenziale. Cooperasi studia, fa ricerca sulla scienza della cooperazione, si occupa di divulgarla e di metterla in pratica nella maniera più concreta e non solo distante a livello scientifico, ma anche con le persone più normali e più comuni. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Quello che infatti volevo un po' sollecitare a tutti voi, perché secondo me è un argomento molto interessante, spesso ci si chiede davvero perché determinate cose in un gruppo vadano male, ma a partire dal gruppo di amici, per finire con il gruppo di lavoro, in maniera davvero trasversale, quando si mettono insieme più di due esseri umani, tendenzialmente le cose a un certo punto vanno male. Non necessariamente, però può capitare. In realtà questo è un po' anche il tema della scienza della cooperazione, cioè capire proprio perché determinate cose non funzionano e perché invece ci sono esperienze che prendono il volo in maniera incredibile, subito, sostanzialmente. Ora, tutti voi qui, in realtà, vi occupate, chi per un verso, chi per l'altro, chiaramente di temi che in qualche modo riguardano la cooperazione. Ora, Alessandro poi è un artista che fa anche lo scienziato, solo per ricordare a tutti noi che chiaramente non c'è limite mai a quello che si può fare. Però Daniela si occupa di comunicazione, quindi ovviamente è un tema proprio centrale anche del suo lavoro. Quindi, siccome anche qualche giorno fa abbiamo avuto degli scambi molto molto interessanti, volevo proprio chiederti questo. Nel tuo lavoro, che cosa penseresti poter attribuire in qualche modo alla cooperazione? Cioè, che cosa credi che un'associazione come Cooperasi, anzi un progetto come Cooperasi, potrebbe migliorare nel mondo, nel lavoro, in quello che fai? Ma allora, io per quello che ho seguito adesso sono state trovate diversi elementi che messi insieme aiutano la cooperazione, quindi ricordami Alessandro quanti sono, la diversità, trasparenza, tutti, diciamo, quanti sono che adesso mi sfuggo? Gli indicatori. Sono sette indicatori che se si riesce in qualche modo a equilibrare dovrebbero portare i gruppi a muoversi insieme. Io, come dici tu, mi occupo di comunicazione, mi occupo soprattutto di informazione, e l'informazione
Soprattutto poi quando passa, diciamo, anche alla narrazione, che è una forma più complessa di informazione, serve a orientare le persone, no? La funzione fondamentale dell'informazione è quella di poter orientare le persone. E il fatto di essere orientate mantenendo quell'interesse tra l'egoismo, come diceva Alessandro, e l'altruismo, è quello fondamentale che riesce poi a tenere qualcosa nella stessa direzione per lungo tempo, perché a meno che non ci sia appunto qualcuno che comanda dall'alto, una dittatura, eccetera, per muoversi insieme c'è bisogno di dosare quello che è l'interesse, diciamo, personale e l'interesse collettivo. E questo prevede una conoscenza su quello che è il nostro interesse e su quello che è l'interesse collettivo, che non è una cosa semplice, perché comunque noi viviamo di pregiudizi, viviamo di schemi, viviamo chiusi ognuno di noi nella scatola delle proprie bias o delle proprie convinzioni, e quindi per riuscire ad aprirsi agli altri c'è bisogno di un percorso di conoscenza individuale e di un percorso anche di cultura ambientale, nel senso che è importante appunto che si condivida lo stesso contesto e si sia consapevoli di condividere lo stesso contesto. Diciamo che per fare questo, allora io, come ci siamo già dette, per me nella conoscenza, nel migliorare la conoscenza, è fondamentale quello che io chiamo l'algoritmo umano, che poi altro non è che la struttura, diciamo, narrativa, no? Il viaggio dell'eroe, che noi siamo abituati purtroppo abituati a sentirlo come customer journey, cioè è diventato un elemento di marketing che in realtà snatura completamente quello che è la funzione di qualcosa che ci portiamo dietro da quando siamo nati come società. Ed è quello intanto di non avere un obiettivo di conoscenza, cioè il bello di questo viaggio che tutti noi individualmente e socialmente attraversiamo, perché poi la storia anche fa questo, no? Cioè ha la stessa struttura di qualsiasi mito e di qualsiasi storia, perché storia credo che abbia come etimologia proprio significhi ricerca, e poi ha un elemento che significa visione. Quindi è la ricerca di quello che è successo, di quello che ci unisce e che ci permette di prevedere quello che sarà. E questo quindi appunto sia a livello collettivo che a livello di individuale, perché ognuno di noi ha una storia, ha un'avventura che si inserisce, come dice Edgar Morin, nell'avventura del mondo. Nel momento in cui conosciamo questa struttura, forse abbiamo più capacità di conoscere anche il percorso degli altri e di rispettarlo di più. Ma soprattutto questo viaggio permette di andare dal conosciuto allo sconosciuto, e quindi lì dico quella cosa che piace a te del pensiero magico di cui parlavamo l'altra volta, perché comunque sia individualmente che socialmente noi partiamo da uno status quo, da una situazione che è per noi confortevole e conosciuta e sicura, e noi abbiamo bisogno di sicurezza, diciamo l'elemento. Poi con grande fatica andiamo, con grandi resistenze, quindi nella narrazione, negli schemi della narrazione c'è proprio la resistenza, la ricerca di un mentore che ci aiuti a affrontare il coraggio di andare oltre quello che conosciamo, e allora poi c'è il superamento della prima soglia, che vuol dire andare nell'irrazionale o nello sconosciuto. Semplicemente appunto lo chiamiamo irrazionale, ma poi è lo sconosciuto, cioè quello a cui ancora non abbiamo dato un nome, quello che ancora non abbiamo trascinato nella realtà. E quindi questo tuffo ciclico che noi facciamo individualmente e socialmente, storicamente, in qualcosa che ancora non è, diciamo, conosciuto e dogma
o qualcosa che è ritenuto anche scientifico. E infatti è per quello che io, diciamo, mi sono approcciata a Coperasi, perché dato che sono sbilanciata dalla parte del pensiero intuitivo, cioè io credo molto nel pensiero intuitivo, e quindi mi ci voleva per compensare un pensiero più scientifico. E naturalmente cercherò di forzare al pensiero intuitivo e a ricordare quanto è importante, perché comunque tutte le scoperte scientifiche sono state fatte andando oltre a quello che già si sapeva. Il progresso è questo, andare oltre a quello che già si sa e ripescare qualcosa che si è lasciato indietro nella storia, cioè nella storia anche della scienza. Quindi io, quando a volte faccio lezione su questi temi, per me lo scienziato è proprio un, diciamo, il tipico eroe che artista, l'artista scienziato che va a buttarsi nel non conosciuto, nell'irrazionale, e riporta alla società quella cosa che ha scoperto. Scoperto, perché se la scopri perché prima non è conosciuta, non è condivisa. E il dono dello scienziato è proprio riportare una nuova conoscenza. Io poi ho i miei scienziati preferiti, ce n'è uno che appunto parla proprio della necessità, quando si è razionali, molto razionali, di tuffarsi nell'irrazionale, nell'andare nell'irrazionale, non per dimostrare che è sbagliato, ma per trovare qualcosa di nuovo su cui poi si può puntare il progresso. E questo è Emilio Del Giudice, che aveva fatto un discorso molto interessante su quello. Poi ho Ventura anche come, diciamo, scienziato preferito, che sta studiando la musica, quello che sono le frequenze e la musica sui movimenti anche, diciamo, collettivi dell'organismo, cioè siamo immersi in qualcosa che ci muove tutti insieme. Quindi è quella parte magica che ancora è magica, ma l'energia di fondo. Fra quanto? Assolutamente sì. Tra l'altro, guarda, tu hai detto una cosa di cui qualche tempo fa parlavo con Alessandro, che secondo me è interessante per tutti noi, e cioè il valore propedeutico delle nuove storie. Per cambiare davvero la storia, e quindi per cambiare anche l'educazione di quelli che andranno poi ad essere gli adulti del domani, le favole, le storie che raccontiamo, sono fondamentali. Perché basti pensare a quanto la Disney ha cambiato un'intera generazione attraverso le storie d'amore, il fatto di incentrare comunque sempre l'attenzione su un'eroina femminile e non maschile, sebbene, anzi, sempre con dei correttivi, perché poi comunque anche l'eroina femminile spesse volte viene comunque salvata dall'uomo. Però io su Disney non sono... No, comunque per il periodo era una scelta, diciamo, in ogni caso controcorrente, che ha in ogni caso influenzato quello che poi è stato chiaramente quella che è la fascia adulta di oggi, perché siamo cresciuti tutti con la Disney, penso, chi più chi meno. Quindi questo valore propedeutico, che poi si riconnette anche all'indagine di Coperasi sugli indicatori dei gruppi, no? Cioè su come si può capire se un gruppo infine andrà a cooperare o meno, secondo me è una storia molto interessante da raccontare, che probabilmente interesserebbe anche in questa sede, perché io ho trovato incredibile, quando ho scoperto che si poteva fare, scoprire che c'è un modo, o comunque che è possibile studiare un modo per capire se un gruppo alla fine andrà a cooperare o meno. Tra l'altro, e questo lo accenno io, Natalia prima c'era, ne approfitto per salutarla, ciao Esme, ciao Federica, ciao a tutti, avevamo anche proposto di provare a vedere questo con De Camerette, perché De Camerette è un progetto incredibile dal punto di vista della cooperazione, perché ci sono 100 persone dentro, che non necessariamente si conoscono, che però collaborano tutte alla, come dire, alla buona riuscita di questo palinsesto, e sarebbe interessantissimo, secondo me, applicare quello che sappiamo, cioè i nostri indicatori di cooperazione, per capire come si evolverà il progetto De Camerette.
poi tutto sommato. E secondo me ce ne saranno di opportunità, in tal senso speriamo, quantomeno chiederemo al comitato redazionale se sono interessati a questa nostra indagine, però io veramente vorrei anche sapere da voi che cosa pensate del ruolo propedeutico della scienza della cooperazione, cioè di come veicola il cambiamento. Una bella devo rispondere io. Vagamente chiamato in causa. Allora, come sempre in ogni esperimento, se tu dici già quello che prevedi, puoi influenzare le persone che sono oggetto dell'esperimento. Quindi è un po' come in fisica, che se vai a osservare una cosa la influenzi, la stessa cosa succede. L'osservatore comunque può influenzare anche le persone che vai a osservare, e quindi gli esperimenti sulla scienza della cooperazione sono degli esperimenti in parte silenziosi, cioè tu osservi il gruppo, cerchi di prevedere e vedi se quello che prevedi alla fine è confermato dal comportamento del gruppo o meno. Però sì, invece si può aiutare un gruppo a migliorare, perché magari vedi, osservi che c'è, che ne so, mancanza di comprensione piuttosto che di equivalenza, cioè se facciamo il discorso che facevate voi per esempio sull'educazione, sulla preparazione delle persone, è una parte del tutto, nel senso che la cooperazione va a studiare due dinamiche principali, una quella del quantitativo e l'altra quella del qualitativo. Allora, le storie sono utili a governare o, diciamo, allineare o rendere più felice tutta quella parte che è la parte irrazionale, continua, dinamica, diciamo poco quantificabile, molto più liquida, emotiva, emozionale, no? Quella che mentre sono io invece... in coopera, praticamente. Eh? Quella che sono io in coopera, sì, praticamente. Esatto, quella che è anche un po' più la componente che ci rende più, tra virgolette, umani. Però c'è una parte di noi che invece ha bisogno delle giuste quantità. Lo scopriamo nella quantità di ore di sonno che dobbiamo dormire, invece questa generazione nostra cerca di viversi tutto e quindi magari non riesce manco più a dormire, lo scopriamo nella quantità di calorie che dovremmo mangiare, poi invece mangiamo molto di più, nella quantità di sigarette che non dovremmo fumare, invece, ma lo scopriamo ancora di più nella quantità di soldi che vorremmo, nella quantità di likes che vorremmo, cioè il numero è molto molto presente nelle nostre vite in modo forse troppo presente rispetto a quella che è stata la vita dell'umanità fino al secolo scorso. Quindi questa presenza del numero è una presenza un po' che ci fa perdere la dinamica relazionale emotiva e quindi ci sentiamo un po' schiavi di questi likes, di questi followers, di tutte queste dinamiche, schiavi di quanti soldi guadagniamo al mese, mentre invece vorremmo fare altre cose e non sappiamo se dobbiamo più dar retta al numero o alle nostre emozioni, al rischio, all'irrazionale, come diceva Daniela, lanciarci verso l'irrazionale e lasciar perdere i numeri, oppure stare lì a contare le cose in maniera tale da stare sempre sicuri. E queste due componenti sono entrambe importanti, quindi non serve solamente raccontare storie nuove, per quanto sia un buon 50% della storia, ma serve anche, e qui la propedeutica della cooperazione, misurare e distribuire sia il reddito, che in questo momento si sta accumulando nelle mani dei più ricchi in tutto il mondo, specialmente adesso che siamo in un tempo un po' di crisi, serve distribuire fiducia, serve distribuire il potere, anche il potere viene accumulato nelle mani di pochi, serve distribuire la libertà di poter vivere alcune esperienze, la libertà di viaggiare, la libertà, tutte queste facoltà
se confrontiamo, se confrontassimo per esempio in Europa le persone che viaggiano di più, quanti viaggi hai fatto quest'anno, è una cosa quantitativa, ma che poi ha un risvolto emotivo molto importante, perché magari vorremmo viaggiare di più, e quindi incide nella nostra libertà. E quindi tutte queste componenti, il mondo, la vita di ognuno di noi è composta da queste due componenti, una componente irrazionale, non quantificabile, l'amore, le emozioni, le storie che raccontano un po' le esperienze che facciamo tutti i giorni in maniera figurata, e contemporaneamente invece un'altra componente che è fatta di quantità, non di qualità. E queste due componenti nella cooperazione sono importantissime e sono quelle che ti fanno capire se un gruppo poi... Perché poi alcuni gruppi sono sbilanciati perché ci sono tante persone che si nutrono dell'emozione di far parte del gruppo, ma poi investono molta quantità di lavoro e non hanno un rientro che può essere economico, che può essere semplicemente di riconoscimento, che può essere di cose che sono un po' più concrete. Allora, tutto questo processo è un processo che va bilanciato, e noi di solito, noi esseri umani, ci concentriamo su una o sull'altra parte, non riusciamo a mettere insieme queste due sfere, e per metterle insieme ci vuole anche un po' di misura, di scienza, di conoscenza, di apprendimento, di crescita personale. Impariamo, ci sono le persone molto emotive che imparano un pochino ad andare dal commercialista piuttosto che a contare le cose. E ci sono le persone invece molto più square che devono imparare invece a lasciarsi andare, a rischiare un po' di più, ad essere un po' più irrazionali, allora provano a studiare uno strumento, eccetera, eccetera. E sono queste due componenti su cui noi umani dobbiamo... sono un po' anche l'emisfero destro e quello sinistro del cervello, sono noi occidentali che amiamo così tanto il dualismo, le riconosciamo tanto queste due componenti. E quindi la propedeutica di una misurazione della cooperazione nei confronti di un gruppo va a valutare le sette condizioni di cui parlava Daniela, che sono la diversità di ognuno di noi, la capacità di comprenderci tra di noi, la libertà e l'engagement che noi abbiamo all'interno del gruppo, la trasparenza, e quindi il portare alla luce tutte la conoscenza e l'informazione che abbiamo per fare la cosa che stiamo facendo insieme, e poi arriviamo fino alla cura, alla fiducia e soprattutto l'equivalenza, che era quello di cui parlavamo prima, che si tratta appunto di un'equivalenza sia emotiva ma soprattutto anche di distribuire i benefici che il gruppo riesce a dare un po' a tutti quanti. E quindi andando a valutare queste componenti noi siamo in grado di prevedere se un gruppo a un certo punto si nutrirà soltanto di emozioni e quindi andrà avanti per molto tempo, però questo molto tempo è una specie come se si creasse un credito nei confronti del gruppo, perché dici vabbè, io mi ho emozionato tanto, però adesso voglio delle cose concrete. E questo succede anche nelle coppie, no? C'è uno che è innamoratissimo, però a un certo punto dopo 5-6 anni dice vabbè, però mo vorrei delle cose concrete, sono sempre io che pulisco la cucina, puliscila un po' tu, capito? Si creano queste cose perché siamo degli esseri che hanno una specie di due motori, no? Un motore che è emotivo e un motore che poi a un certo punto però dice senti, aspetta un attimo, io sono un po' stanco, fai un po' te. E quindi è una cosa che poi ogni parte, come diceva Daniela, poi Daniela ci fa imparare anche a osservare le cose che sono insolite, l'irrazionale. Entrambe queste componenti hanno il loro modo di ragionare. Per esempio, voi sapete che ci sono tre modalità dell'avanzamento del pensiero, che è quella deduttiva, induttiva e abduttiva.
deduttiva, no? Queste tre cose, intanto vi insegno un'altra cosa, il deduttivo è facile perché tu prendi una teoria e vedi se funziona nel contesto e nei casi che vai a osservare. E quindi è facile, se dici tutti i calzini sono bianchi, poi vai a vedere nel cassetto e effettivamente nel contesto del tutti i calzini del cassetto sono bianchi, vai a vedere nel cassetto effettivamente i calzini sono bianchi. Quando ne trovi uno nero vuol dire che la teoria va rivista, no? Il ragionamento induttivo è: io nel cassetto trovo, vai a vedere, connetti il contesto al caso, trovo i calzini bianchi, no? E quindi deduco che tutti i calzini del cassetto sono bianchi. Il ragionamento abduttivo prende un calzino solo bianco e dice: ah, tutti i calzini del cassetto sono bianchi. Cioè parte con un lancio, un volo, una specie di volo pindarico, e poi va a verificare il contesto, non va a verificare il caso, perché il caso già ce l'hai. Dal caso trai una teoria, e questa teoria la vai a verificare all'interno del contesto. E quindi questo è un po' quello che dice Daniela, quando noi abbiamo un'intuizione, un pensiero magico, un pensiero analogico, abbiamo un'intuizione, diciamo, ma vuoi vedere che le cose stanno così? E ci facciamo prendere da un drive che è molto emotivo, molto irrazionale, eccetera, eccetera. Però, come dicevo prima, è importante che poi l'emozione che ci guida e a volte ci fa fare la strada più corta, perché l'intuizione è più fortunata del metodo, perché può arrivare prima dove il metodo ci mette tanti anni. Però poi va verificata, no? È come quando la storia delle fake news ormai è leggiamo un titolo che intuitivamente ci corrisponde alle nostre emotività, al nostro bias, però quando lo verifichiamo magari scopriamo che non è così, anche se ci avremmo creduto, cioè ci poteva dare delle intuizioni che noi saremmo stati pronti a confermare. Quindi tutto questo mondo, poi passo la parola perché sto parlando tanto e voglio distribuire l'attenzione. Passiamo a Davide, passo solo a Davide. Dicevo, tutte queste componenti osservate a livello di gruppo e non solo di individuo sono assolutamente propedeutiche e riescono a capire che cosa il gruppo sta dicendo, sta manifestando, come se fosse una persona sola. Allora, Davide, lo vedevo particolarmente interessato alla parte numerica, ovviamente, perché per inclinazione naturale, cioè chi rappresenta la parte emotiva e cioè chi rappresenta i numeri, ovviamente. E quindi, in realtà, io per lui, più che una domanda, avevo proprio un'apertura completa e totale, perché Davide è la mia esatta nemesi in questo, quindi tutto quello che lui sa e che lui dice sono cose di cui io sono completamente all'oscuro. Prego. Non è vero, Justin. No, la prova che l'opera sia un progetto che funziona si vede dal fatto che facciamo parte, in persone molto molto diverse, e io credo che questa sia di preciso quello che dimostra esattamente quanto sia possibile cooperare, anche se si è molto molto diversi fra loro. Quindi ti vedevo interessato in realtà al discorso di Alessandro. Quindi... Massima, lo sai che io poi, come al solito, ascolto tutto, poi intervengo e dico le mie due o tre cosine: su questo mi interessava, questo era utile per quello. Infatti, se mi lasci anche così, io ti dico: intanto la questione della storia, effettivamente, come diceva Daniela, è giustissimo, che poi cioè le storie che vengono raccontate nel tempo cambiano, no? Allora, mi ricordo questo video che ho visto poco tempo fa di Calimberti, in cui diceva: le storie che ci raccontavano le nostre nonne erano anche storie di paura, di dolore, in cui si conosceva anche il male, no? Se ne faceva una prima conoscenza, mentre le storie che, diciamo, vengono raccontate adesso, comunque da quelli nati da poco tempo, sono storie, o almeno erano storie un po' più di perfezionismo, un po' più di ce la puoi fare solo perché sei qui, perché ti è un po' dovuto tutto, un po', diciamo,
sfera occidentale americaneggiante, se vogliamo. Certo. Cioè, ti è dovuto tutto proprio perché tu sei speciale, sei l'ultimo figlio di questa società, abbiamo fatto così tanto e quindi tu farai ancora meglio, no? Necessariamente proprio, quasi come se fosse scritto nella pietra. Cosa che poi invece anche nei momenti di, adesso senza tornare nella questione pandemia, però in generale vediamo che non è proprio così tutto rosa e fiore, no? Magari fosse. Magari fosse. Sì, no, poi per carità, io ho comunque anche iniziato banalmente a lavorare da poco, quindi mi rendo conto che anche il mondo del lavoro evolve in una qualche dinamica a causa del Covid o meno, ma ecco, anche nel mondo del lavoro, quello che infatti volevo dire anche prima, era un po' la tua domanda di prima, è che effettivamente io da quando ho conosciuto Coopera, e quindi da quando ho un po' più in testa stampate questi 7 indicatori, ci faccio un po' più caso, ma non che sto lì e penso adesso mi metto lì come l'ingegnere che sono, non sono in quel modo, lo garantisco, però ce li ho un po' nel retro della testa, no? E ogni tanto mi arriva il flash di qui. Indicatori qua. Qui della trasparenza manca. Qui c'è poca diversità, non ci si diverte abbastanza, si vede, si sente. Però nelle situazioni più disparate, no? Quindi dal lavoro, la cena con gli amici, la passeggiata e vedi che gruppetti si sono formati, magari senti una mezza cosa che ti può interessare. Ed è un po' effettivamente una, come dire, le lenti azzurre di Kant, no? Quando hai effettivamente un po' interiorizzato questi 7 principi, diciamo, hai varie lenti da indossare per vedere il mondo sotto un punto di vista diverso. Ma posso ammettere che lo faccio un pochino anch'io, sebbene non sia certo, diciamo, come dire, né un ingegnere né una super esperta di scienza come può essere Alessandro, però ammetto che ormai mi viene abbastanza naturale controllare i gruppi che mi circondano, lo faccio soprattutto a livello lavorativo, per tentare di prevedere come andrà la situazione, quindi tentare di capire se si scroceranno oppure se a un certo punto ci sarà una cooperazione di fondo, anche perché io, e spero di non incorrere in sanzioni per questo, però penso di essere tendenzialmente inclini alla cooperazione, diciamo, come proprio istinto naturale, non più che una persona competitiva sono una persona cooperativa, e anche se poi vabbè, chiaramente con tutti i rischi del caso, e di conseguenza mi meraviglia sempre molto vedere come in realtà all'interno di gruppi le persone non riescano a cooperare, perché cioè, per me è una cosa semplicissima, no? Voglio dire, se puoi fare un favore non ti costa niente, perché non dovresti farlo in linea di massima? Invece no. Le persone raramente riescono a mettere insieme anche i propri interessi egoistici, senza poi andare necessariamente sull'altruistico, no? Però non riescono a fare quel passo indietro, comunque quella miscellanea che serve per far lavorare due interessi diversi insieme. Sarebbe da indagare, ma lo stiamo facendo, quel che so, per capire un attimino come è possibile che le persone non ce la facciano, anche insomma persone abituate a sfide più impegnative di questa, ecco, mettiamola in questo modo. Invece ancora oggi forse la cooperazione sembra la sfida più impegnativa di tutte, perché ad oggi... Cosa? Scusa Justin, Ale, voglio farti una micro intro, perché poi so che hai qualcosa da dire, te lo vedo, però voglio solo dare questo punto, solo questo micro punto. Ogni tanto secondo me ci chiediamo, non ci chiediamo abbastanza il perché le persone fanno certe cose, che alla fine banalmente vuol dire ci mettiamo poco nei panni degli altri. Guarda, sicuramente interessante, però lascio parlare Daniela, poi ti rispondo volentieri. No, io la cosa, l'elemento che ogni tanto dico, ma secondo me quando manca qualcosa, manca l'eros, cioè quella spinta appunto di irrazionale, di elemento irrazionale che ci spinge in una direzione, quella bussola interna che se... appunto riesce a essere condivisa, la famosa passione è qualcosa che poi fa uscire tutte le altre cose, cioè fa accettare la diversità, fa venire voglia di essere trasparenti perché ci si fida degli altri,
del fatto che ci sia la stessa, lo stesso nocciolo e tante altre cose. La cosa che volevo dire a Justine, perché giustamente lei dice, com'è possibile che non io mi viene da cooperare, da fare un favore, da... Allora, io sono invece quelle loro, anche opera si lo sanno, che sono un po' sempre l'avvocata del diavolo, quella, la distruttrice, il trickster, perché la scardinatrice, perché e andando sempre sulla teoria della narrazione, comunque anche quello che blocca il movimento collettivo a volte è anche un modo per verificare se questo movimento è quello che realmente è fondamentale. O anche quando io, ma non solo con Coperasi, non rompo le scatole solo a loro, cioè, di professione faccio questo, è contro il gruppismo, no? Diciamo il pensiero di gruppo a me spaventa sempre un po', mi sembra sempre di che il mio terrore è il pensiero unico, quindi di andare un po' a scardinare. O ci sono altre situazioni in cui c'è l'innovazione, quando una situazione è sempre stata così e quindi è facile che tutti facciano quel movimento lì, è come in un balletto, è come in uno spettacolo teatrale, ci vuole quell'elemento che fa cambiare il ruolo. Per me questo è importante, cioè quindi il mio ruolo divino probabilmente. e ti spiego perché succede che quelli che vogliono collaborare ogni tanto trovino un ostacolo, ma perché l'ostacolo, se superato, poi porta all'evoluzione, secondo me, cioè porta a un salto di qualità che ci vuole per come elemento di coraggio, come elemento di convinzione. Tu dici evoluzione e dici un termine assolutamente scientifico, perché il pensiero unico, per esempio, adesso a me mi hanno dato di scrivere uno script per l'Associazione Italiana Ricerca per il Cancro, però il pensiero unico è quello della cellula che si ripete, la cellula tumorale è una cellula che si ripete sempre uguale, no? Quindi il pensiero unico nel nostro corpo, per esempio, è cancerogeno. Oh, sì. Il pensiero unico è cancerogeno anche in un tessuto sociale, le dittature impongono un pensiero unico, no? Quindi il pensiero unico va assolutamente scardinato, e quando il DNA si replica ha sempre una piccola variazione, quindi l'evoluzione si basa essenzialmente sull'errore, sul disturbo, sull'elemento di disturbo. Per questo, Daniela, noi, nonostante tu disturbi apparentemente, noi siamo sempre qui e vogliamo e ti vogliamo bene. E siamo sempre qui che tu stai a disturbare, allora, non abbiate paura. Io personalmente sono felicissimo. A volte può costare un po' di fatica, ma sono felice di farlo, perché la diversità è proprio il principale drive di innovazione nel campo. Adesso si parla tantissimo di innovazione, quindi nel campo aziendale la diversità è importantissima. Infatti si parla di difendere la diversità, ma in realtà è un vantaggio, cioè se tu hai delle persone diverse comunque è un impatto innovativo molto più forte. Quindi alla fine è un po' una paraculata questa storia di dire difendiamo la diversità. La diversità ti serve perché se non hai diversità non riesci ad andare avanti, non sei innovativa, non hai degli elementi di disturbo che, se coordinati bene, ti portano evoluzione, come dicevi tu. E invece, per tornare al gruppo che non cresce, o a Paganini che dice ma perché a un certo punto certe cose degli altri non le vediamo? Innanzitutto devi capire quali sono queste certe cose, perché identificare che cosa non vedi è molto importante. Cioè, ci sono persone che non vedono delle esigenze da parte degli altri di cura, per esempio. Cioè, in alcuni rapporti, ricordiamoci che la cooperazione fa parte dei gruppi, che possono essere gruppi aziendali o gruppi di lavoro, ma anche gruppi di amici. E
per esempio nelle coppie la richiesta di attenzione è molto frequente e a volte non ci si capisce, non si riesce a ingranare insieme semplicemente perché non si ha attenzione, non si riesce a vedere quello che vede l'altro. E questo per esempio e questa componente è una componente che afferisce anche alla trasparenza, perché la trasparenza è collegata con l'insolito, quello che diceva Daniela, l'irrazionale, lo sconosciuto. Allora, noi in alcune dinamiche di gruppo o di lavoro, una persona va sempre ed è un elemento di disturbo perché non conosciamo, è una cosa sconosciuta la modalità con cui questa persona all'interno del gruppo propone le nuove soluzioni e quindi pensiamo che siano sbagliate, mentre invece possono essere un'apertura verso un nuovo percorso. A volte invece ci sono le persone che invece non ascoltano proprio e quindi a quel punto quelle persone sono delle persone che sono un po' chiuse e nell'ecosistema del gruppo sono un po' delle persone che sono un po' tra virgolette tossiche. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna eliminarle? No, bisogna semplicemente trasformarle oppure far capire a queste persone che l'intento del gruppo non è lo stesso intento di quello che hanno loro. Se io vado in un campo da basket che voglio giocare a tennis e prendo a racchettata il pallone da basket, è chiaro che sono fuori luogo, capito? Sono fuori contesto. Allora, che cosa gli direi? Non è che gli dite, ah, che cazzo fai, si gioca così, non devi fare così. Gli dite, guarda che se vuoi giocare a tennis c'è il campo lì, anzi a me mi va di giocare a tennis, mollo gli altri che giocano a pallacanestro, vengo con te a giocare a tennis, capito? Cioè, per molti di noi ci sono delle persone che noi elimineremmo, ma dobbiamo capire sia quello che dicono, sia se sono nel contesto giusto. Espatriare una persona da una nazione o da un gruppo o da... non sempre è una cosa negativa se fatta con comprensione, perché magari gli fai capire, guarda che a noi ci piacciono i fichi d'India e vogliamo fare una foresta di fichi d'India, e lui dice no, a me non me frega un cazzo dei fichi d'India, e dice allora perché sei qui con noi? Cioè, potrebbe essere che puoi trovare un gruppo di persone che gli piace navigare sul fiume, per esempio. Ah, ma navigare sul fiume mi piace tantissimo, non possiamo navigare in fiume insieme. Ma io vero. Esatto. Sull'Eros c'è un'altra cosa. Dopodiché vorrei anche dare spazio se ci sono domande dall'esterno, così ascoltiamo lo sconosciuto. Però sull'Eros è bellissimo che Luciano ha scritto un libro che si chiama Sulla danza, e in questo libro dice che l'Eros è la danza che muove tutto l'universo. Dovete sapere che nel mondo scientifico, sia in fisica che in matematica, soprattutto in matematica, non si riesce a costruire una teoria matematica se non c'è una cosa che è fondamentale, senza la quale non puoi proprio costruire una struttura matematica. E questa cosa è la relazione. Quindi la relazione è il collante di qualsiasi fenomeno, perché tutte le parti sono in relazione l'una con l'altra. Quindi questa cosa che poi, vedi, uno dice no, è una cosa emotiva, Daniela ha detto la solita cazzata emotiva, e invece Daniela... è una verità cosmica, capito? Cioè, che senso ha quello? Capisci? Allora è questo che bisogna fare, bisogna unire la componente irrazionale, intuitiva, dicevamo abduttiva, alla componente invece più classica, più numerica, scientifica e solida. E andando nello sconosciuto magari scopriamo che sono le stesse storie che ci raccontavamo prima, ma semplicemente le...
voglio cambiare il metodo scientifico semplicemente come obiettivo, ribaltare l'onere della prova praticamente. Ma in realtà se posso inserirmi in questo discorso, scusate, ogni tanto arrivo in ritardo, no, me ne rendo conto. Fammi capire perché sennò poi magari mi perdo un pezzo. No, dicevo, l'onere della prova del metodo scientifico, no? Perché vogliono cambiare. Come? Vogliono cambiare l'onere della prova. No, io voglio cambiare, io modestamente, cambiare il metodo scientifico. Okay. E ribaltare l'onere della prova, no? Quando si parla di epistemiologia, bene, allora chi deve dimostrare cosa? Devo dimostrare, ad esempio, che tutte le conoscenze tradizionali della tradizione umana, no? Se voglio dimostrare che hanno in realtà una verità scientifica, perché di volta in volta, ogni volta che c'è uno strumento più complesso, più raffinato, tecnologico, che dimostra delle cose che si dicono da millenni, no? Però abbiamo bisogno di aspettare che esista lo strumento adatto. Allora dico, perché invece non facciamo che... Devi dimostrare che non è così, non è come dicono le tradizioni millenarie su diciamo, un determinato tema, dimostrare che non è così. Va bene, ma poi ne parliamo con calma. Con calma, io volevo capire se c'erano domande da chi ci sta seguendo. Per ora mi sembra di no, tra l'altro non so chi sia che mi scrive che bella Justin, ma grazie. E abbiamo tra l'altro un ospite speciale, incredibile, last minute. Francesco Dascaiali, pianista, che ora dall'anfiteatro di Lecce. Salve a tutti. Niente male, complimenti. Complimentoni. Io hai un piano sotto di te o no? Eh? Hai un piano sotto no, di te? Ho un monopattino. Ci accontentiamo. Volevamo far sentire qualche brano, ma andrà bene anche il monopattino. Quindi sei in Puglia anche tu? Sì, domani ti vengo a trovare. Sì, dovete sapere peraltro il disagio che io ho provato quando da Decamerette mi hanno chiesto di segnalare i posti da dove avremmo trasmesso e io mi sono messa le mani nei capelli e ho detto non ce la faremo mai. Sarà impossibile dire dove siano tutti nel momento in cui trasmetteremo. Quindi ho dato delle indicazioni così random perché era impossibile. Ad ogni modo, Fra, sei arrivato giusto in tempo perché parliamo di un argomento che sicuramente ti interessa. Per fare la mia gamba su quello che è stato detto finora, in particolare una filosofia, l'eros, il desiderio, corrisponde simmetricamente al movimento, nel senso che è sempre il desiderio che ti sposta da un posto all'altro, perché se tu stai bene e non desideri nulla, sei fermo al tuo posto, chiaramente, non hai ragione di spostarti, no? Però invece se hai un desiderio di qualsiasi tipo, quindi che ti può portare verso un posto, verso una persona, verso una differente occupazione, insomma quello che sia, chiaramente questo corrisponde al movimento e quindi corrisponde letteralmente il desiderio e l'eros alla vita poi in fin dei conti, cioè all'evoluzione, a tutto quello che si muove nel mondo. E quindi quando Daniela dice, e mi dispiace di essere sempre, come dire, dalla parte dell'emozione, ma sapete che sarà sempre così, quando Daniela dice che è l'eros che poi fa muovere il mondo, è letteralmente vero, cioè, è vero proprio da un punto di vista meccanico quasi, no? Quindi io direi che ora che abbiamo un maestro dell'eros, della mistica e della musica, dobbiamo assolutamente chiedergli come pensa, perché è arrivato giusto in tempo. Ma un altro grande appassionato di Eros, ce l'avete già in chat, è Merletti De Palo. Ma questa interpretazione è bella, non ci avevo pensato, ma probabilmente l'ho sempre declinata con un'altra parola che è la passione. Che non è solo passione intesa come hobby, ma passione verso qualcuno. Quindi secondo me è uno dei motori, forse il motore che ci porta appunto a lanciarci
in tante imprese a perdere tempo in cose anche inutili, ma che avendoci passione ci fanno stare incollati ore e ore. Vedi ad esempio il pianoforte, non ha di per sé, produce note che si disperdono nell'aria, non produce nulla di tangibile come ad esempio utilizzare un martello e dei chiodi, però la passione ti fa stare lì anni, ormai sono 20 anni e ci batto le mani sopra e sicuramente non l'avrei fatto per qualsiasi altra cosa, quindi ed è sconvolgente che tante persone non sappiano qual è la propria passione, non si sono mai interrogati a fondo. Se tu provi a fare questa domanda in giro, qual è la tua passione? Sai che molti dicono, sai, non ci ho mai pensato. Ecco, se dovessi fare un corso, farei un corso di educazione a trovare la propria passione. Il Diamond. Io lo chiamo, sì. Il Diamond. Sì, sì, sì. Assolutamente sì. L'Eros, allora... perché se è inteso poi come amore, sicuramente. Ha dietro l'ispirazione, che è qualcosa di ancora più complesso, che ad oggi non so ancora spiegare. C'è più del 50% delle volte l'amore verso qualcosa o verso qualcuno, può essere qualcosa o verso qualcuno, può essere anche appunto un amore verso uno strumento, nel mio caso, o verso una persona, non so, sicuramente rientra il desiderio. Ha detto che il pianoforte è pieno di martelli, È vero, è vero. bravo. Cos'altro dire? Vai. In realtà sei arrivato giusto in tempo, perché purtroppo il nostro tempo è finito e quindi però lasceremo al maestro Tascaiali, che devo dire è bravissimo anche non so, io mi auguro che tutti siate stati a un suo concerto, e per chi dovesse mi auguro che avrete la possibilità di andarci, perché Francesco chiude tutti i suoi concerti in un modo un po' particolare, un po' divertente, quindi a questo punto lo costringeremo a chiudere anche questa diretta e dovrei diventare qualcosa per chiuderla al meglio delle sue possibilità. Io intanto vi ringrazio tutti di aver partecipato, sono contenta di questa joint venture tra due progetti in cui credo e che mi piacciono tantissimo, che sono Decamerette e Cooperasi, quindi ringrazio ognuno di voi. E anzi, in realtà, in pieno stile cooperativo potremmo anche fare che chi vuole chiude. No, do la parola a chi si sente. Ecco, Francesco è tornato online, quindi chiuderà lui, perché è la sua specialità. Ma io non so come chiudere, onestamente, mi ha dato questa palla in mano. Come chiude i concerti? Scusa, non ho suggerimento. Battendo sui tasti, Fra, cioè io c'ero ai tuoi concerti, tu c'eri? Mi sembravi tu. Sì, no, io c'ero. Tu ti riferisci all'auditorium, che ho suonato note a caso. Era antagonistica. Sì, era, sì. Era un momento di puro Eros, anche quello. No, cosa... Che devo fare? Non c'è niente. Ringraziamo tutti. Ah, vabbè, allora, se dobbiamo essere formali, grazie per aver partecipato più di me a questa conferenza online, siete tutti molto più in gamba, complimenti a tutti, non fate come me, niente, però ecco, se dovete fare qualcosa, spottone a Lecce, venite a visitare l'anfiteatro. Benissimo. Allora, se dovete fare qualcosa, seguite il consiglio di Tascaiali e seguite le vostre passioni. Secondo me mi sembra il modo migliore per chiudere. Mi sembra un ottimo modo per chiudere, assolutamente. Quindi ciao a tutti e chiudo il broadcast. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao.